qui con Mr. NicoTheBest92 e questo è, un video, una partita di Team Fortress 2, un first play che ho da poco scaricato, quindi non so dirvi veramente niente. Ho lasciato da parte un po' Battlefield per poco e mi sono dedicato a giochi per PC, come avete visto, e adesso iniziamo. Qui ci sono molte classi nuove, 3 di attacco, 3 di difesa, 3 di assistenza. A me piace molto il grosso. E infatti lo prendo. È una classe che a me piace veramente tanto perché c'ha sto mitraglione che c'ha 200 colpi, poi c'ha 300 di vita, quello che ne ha di più, soltanto l'unica pecca che va lento, ma tanto noi non abbiamo da fare gare, quindi possiamo andare. Noi siamo la squadra blu, quindi dobbiamo uccidere quelli rossi appena si faranno vedere. Niente, non ce l'abbiamo fatta. Dai, 10, 9, 20, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, ce l'abbiamo fatta. Dicono sempre di non mettersi contro i grossi, infatti. Oh, due spie. Le spie sono proprio balorde perché ti beccano da dietro col coltello perché sono invisibili. E niente, ce l'ha di nuovo fatto, ma dai, adesso cominciamo per bene. Ok, una kill assistita, bisogna sempre incominciare così. Ok, una kill fatta da solo, vedi adesso, poco per volta, oh my god. Niente, 2 contro 1 non ce la si fa. È un gioco anche abbastanza difficile, non è uno dei più semplici, però devo dire che mi trovo abbastanza bene, almeno quando non registro, perché un po' diciamo che lagga, poi con la mia schifosa connessione. E dai, siamo già a 4-4. Abbiamo recuperato. Ecco, l'unica cosa sono i tempi di attesa per rientrare, sono abbastanza lunghi ed è l'unica pecca. Oh, siamo già rientrati. Ho ucciso dopo 3000 colpi. Una strage abbiamo fatto. Ho fatto proprio una strage. Non c'è abbastanza. Ho fatto due aiuti, una kill in questa vita.
questo è un esploratore, ecco, magari dopo metto l'esploratore, un'altra classe, che mi piace abbastanza, diciamo. Ecco, una spia attaccata. Perché le spie sono balorde, sono invisibili e poi ti attaccano da dietro. Sono proprio balorde. Ecco, dopo cambio classe. Ancora, faccio ancora una vita con il grosso. Da. Oh, l'ho ucciso io, l'ho fregata a tutti con la kill. Assistita. Quattro riassorbite automaticamente. Purtroppo abbiamo perso. Quindi nella prossima partita prenderò l'esploratore, dai. Ok. Possiamo cominciare. Ecco, come vedete l'esploratore invece, a differenza del grosso, va molto molto veloce. Infatti alle volte diventa persino incontrollabile, non lo scherzo. Andiamo qua. Oh, ok, assistita. Sto perdendo vita, vince. Sono morto. Qualcuno mi aveva fatto prendere fuoco. Ciao. Ok. Ah, nell'esploratore di seconda c'è questa pistolina che è abbastanza forte, la Pretty Boy. Poi c'è la mazza e vabbè, il fucile a pompa. Ah no, scusatemi. Qui c'è nessuno. E niente, è riuscito a ucciderci. Crystal Creeper, questo mi sa che gioca a Minecraft. Crystal Creeper non può che giocare a Minecraft. Ah, ecco, farò anche, penso, una serie o una serie oppure dei video di Minecraft, ma non sono ancora sicuro. L'assistita, sono arrivato così, preso di sorpresa. Assistita di nuovo. Assistita di nuovo. Niente. A sto giro mi hanno killato loro. Ha trovato il sandwich. Penso positivo, come esploratore hai totalizzato uccisioni in questo round rispetto al tuo record precedente. Vedi, bisogna sempre pensare positivo.
Ok, faccio ancora una vita con l'esploratore, poi cambio classe. Oh, piccolo lag, cioè non tanto piccolo. Ok, ora cambio classe, prendo lui. Come esploratore in questo round hai raggiunto il tuo record per gli aiuti. Oh, ho raggiunto il record. Sì, perché l'esploratore non lo uso molto, quindi. Anche questo va abbastanza lento, 200 di vita, però 420 di munizioni, quindi va bene. Niente, mi stavo inseguendo, mi ha ucciso Captain Pistacchio. Guarda che Captain Pistacchio. Che nome. Dai, riandiamo con questa classe. Questo qua boh, si è fermato lì a pensare, a meditare. Cosa è successo? Un cecchino, ho fatto colpo alla testa, ma non me ne sono neanche accorto. Ok, mi ha stufato questa classe. Torniamo al grosso. Mi ha stufato perché mi ha fatto killare così a vuoto, pensavo. Ah, l'ho visto, era lassù nella finestra. Ora sì che l'ho visto. E là. E di nuovo. Questo è proprio bravo. Sì. Veramente bravo Worm. Ma basta, cioè, adesso mi sono stufato. E facciamo un giro da un'altra parte, se vuoi. Cos'era Worm? Più bravo. Oh, è sceso, quindi possiamo passare. Abbiamo vinto. Boh, quindi quasi quasi vi lascio. Aspetta, no, aspettiamo ancora un attimo. Sì, perché questo gioco ci vuole parecchio entrare in un server, però poi quando ci entri si fanno tante partite una dopo l'altra, quindi è anche abbastanza difficile concludere un video. Quindi adesso boh, aspetto ancora un attimo, tanto per farmi un giro. Oh, beh, chiudiamo questo. No, non lo puoi neanche uccidere perché c'è anche là. E niente. Non voleva morire. Boh, allora con questa morte molto così strategica, no scherzo, molto strana, boh, vi lascio. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, commentate, mettete un bel pollicione in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!